Oggi con me Filippo Giannini di tradingfacile.eu e con lui daremo uno sguardo a Wall Street e all'evoluzione della borsa americana. Lascio a te però analisi e grafici. Sì, ciao Rossana, ben trovata. Sì, andiamo ad analizzare la situazione sui principali listini di Wall Street. Perché? Perché a mio avviso potrebbero esserci a breve delle novità, mercato che ormai, insomma, ecco, da qualche settimana, in particolare nelle ultime 2 settimane, insomma, sta stazionando più o meno sui medesimi livelli. Abbiamo evidenziato tuttavia di come in questo contesto non ci aspettavamo, insomma, dei grossi movimenti correttivi, nonostante la lateralità del mercato, e anzi, se qualcosa il mercato avrebbe fatto, l'avrebbe fatto lato rialzista, cosa che effettivamente abbiamo visto, perché l'S&P 500, ad esempio, anche in questa settimana ha aggiornato i massimi storici. Tuttavia, sono movimenti di poco conto e a mio avviso a breve invece potrebbero esserci delle novità per due motivi sostanzialmente. Il primo è perché siamo comunque sia su una condizione di forti ipercomprato, anzi siamo sui massimi storici di ipercomprato. Qui lo vediamo con un price oscillator che ci mostra la posizione del prezzo in relazione a quella che è una media mobile a 65 periodi sul settimanale. Quindi questo è un parametro che viene molto utilizzato a livello istituzionale per misurare il termometro del mercato. Siamo in questo momento, tanto per l'S&P 500, tanto per il Dow Jones, su massimi storici di livelli di ipercomprato, e quindi a mio avviso prima di ripartire con una forte spinta direzionale, bisognerà che il mercato vada a stornare qualcosina, quindi a sgonfiare questi eccessi per appunto ritrovare un po' di brio. In questo contesto solo il Nasdaq fa un pochino eccezione. Perché? Perché il Nasdaq aveva già effettuato una correzione di un certo rilievo a partire dalla seconda metà di febbraio. Detto ciò, l'altro elemento che però si va ad aggiungere a questo quadro è il fatto che ci stiamo avvicinando alla cosiddetta giornata delle quattro streghe. Quindi venerdì prossimo, giornata di scadenze tecniche, in particolare scadono i future sui principali listini azionari, inclusi Dow, S&P e Nasdaq. Quindi sotto questo punto di vista io non mi aspetto, per quanto il rollover sia già iniziato, abbiamo visto insomma il rollover già di una parte delle posizioni sul contratto di settembre, però un rollover che ancora non è stato completato. Magari in quest'ottica ci potrebbe essere nel corso dei primi giorni della settimana ancora spazio per qualche long. Su S&P 500, ad esempio, c'è un supporto quota 4230 che potrebbe offrire qualche occasione lato long intraday, però occhio, perché già a partire da venerdì prossimo con l'entrata in vigore del nuovo contratto, a mio avviso, potremmo assistere a quella che è la classica inversione post scadenza tecnica, che appunto potrebbe trovare supporto anche in virtù della condizione di forte ipercomprato della quale abbiamo detto. Quindi occhio a posizionarci long in questo contesto, perché il rischio è quello di andare a comprare di fatto livelli vicini ai massimi del mercato. Magari meglio attendere, insomma, qualche giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo contratto, per capire, insomma, ecco, quello che sarà il termometro del mercato. Non dimentichiamoci che siamo comunque sia al giro di boa, e quindi, diciamo, ecco, potremmo anche assistere sotto questo punto di vista a un riassetto importante da parte delle posizioni, da parte dei grossi player. Quindi mi raccomando, nel contesto attuale, massima attenzione. Ottimo Filippo, io ti ringrazio per la panoramica, con te rimando l'appuntamento come sempre la prossima settimana. Grazie a te Rossana, arrivederci a tutti, buon weekend.